Di scena Vicenza Charm, manifestazione di metà anno del calendario fieristico internazionale. La rassegna ha portato a Vicenza 1.300 operatori provenienti da tutto il mondo, ma i dati congiunturali di settore sono a dir poco preoccupanti. Permane lo scenario di crisi per il settore che chiede interventi decisi. Dice il barista, 40% in meno di visitatori. Non sarà una fonte ufficiale, ma la testimonianza spontanea di chi da anni lavora in fiera dà in qualche modo la misura della sofferenza di un settore che sta attraversando uno dei momenti più bui della propria storia. L'ultimo dato disponibile, relativo al mese di gennaio, indica un calo delle esportazioni su base annuale del 24,5% in valore e del 17% in quantità, a causa del cattivo andamento di quasi tutti i mercanti di riferimento. Anche i dati dell'Osservatorio di Confartigianato evidenziano il prolungato stato di malessere dell'intero comparto. Il numero di imprese attive in provincia di Vicenza si è infatti ridotto nell'ultimo quinquennio di oltre il 20%. Per questo è forte la preoccupazione degli imprenditori. Come rileva il vicepresidente degli artigiani orafi dell'Asso Artigiani Paolo Costa, nonostante il settore orafo vicentino abbia in questi anni investito sul fronte dell'innovazione, tanto da essere riconosciuto ancora come un centro d'eccellenza dell'oreficeria mondiale, non c'è stata l'auspicata inversione di tendenza. Sono molteplici i fattori che hanno contribuito a determinare questa situazione di sofferenza: il prezzo delle materie prime, lo sfavorevole rapporto di cambio a euro-dollaro, il forte aumento degli interessi bancari, la contrazione dei consumi, la non ottemperanza degli impegni da parte di alcuni clienti e gli istituti di credito che chiedono rientri di prestito senza deroghe. Per questo, secondo Costa, la ripresa non può prescindere da una serie di provvedimenti che il settore chiede da anni a gran voce, in primis la difesa e la promozione del Made in Italy e l'abbattimento dei dazi doganali che penalizzano l'oreficeria italiana rispetto a quella di molti altri paesi produttori. Servono inoltre un corretto regime di concorrenza fra le banche, la trasparenza nelle condizioni, nei rating, nelle erogazioni del credito e nelle revoche dello stesso. Infine, secondo Costa, ferma restando la necessità di una tutela istituzionale, il settore deve fare ulteriori sforzi sul fronte dell'aggregazione e della collaborazione fra le organizzazioni di categoria.